Per Pietro di San Gennaro rappresenta in Cerrito uno degli esempi più alti di architettura barocca. Si ispira nella pianta ed evoca delle suggestioni più ampie. Questa soluzione può essere, ci si pone una domanda. È stata dettata questa soluzione dall'esiguo spazio a disposizione, o il progettista invece ha risentito del più ampio respiro culturale? Perché questo? Come anche Piazza San Pietro, risente della rivoluzione copernicana e viene introdotto nella cultura del Seicento, la cultura dell'infinito. Quindi, mentre il tempietto di San Pietro e Montorio è un hortus conclusus, l'ellissi invece dà un senso di una spazialità infinita, perché nessun punto dal centro è uguale rispetto all'asse. Oltretutto poi la soluzione di adottare l'ingresso sull'asse maggiore determina un altro effetto, quella della contrazione circolare dello spazio. Contrariamente invece a quanto avviene per esempio in Piazza San Pietro, dove c'è una circolarità espansa, cioè per chi entra non si perde uno spazio elate, qua invece viene contratto. E questo spazio contratto viene marcato poi dalla cornice che poi spinge a guardare, no, questa contrazione dello spazio che si riflette anche nell'intradosso della cupola ovalizzata. Qualche interessante anche la pala d'altare, una pala che è in linea con la politica culturale della Chiesa, della politica culturale del barocco più in generale, che affida all'immagine una funzione didattica. Per cui qui c'è la narrazione, c'è una narrazione con riferimento anche agli strumenti del martirio, della tortura, e che eleva il pensiero verso il sacrificio che il santo accetta con serenità in nome, perché sorretto da una forte fede. Mi sono limitato proprio all'essenziale, perché sono cose che vanno viste. Perché, ad esempio, ci sono delle porte intagliate che sono sicuramente interessanti e che hanno lasciato un segno nei tanti maestri ebanisti che sono fino agli anni 50 erano uno degli aspetti più rinomati della nostra tradizione artigianale, insieme naturalmente alla ceramica e insieme alla lavorazione della pietra. Per cui degli stucchi che sono presenti qua io non vi parlo, perché è necessario che certe sensazioni visive vengano vissute. E l'unico modo per viverle è quello di essere presente con noi domenica 18 giugno.